Ciacca, la fiaschetteria La Pace di Pistoia per la sitcom Danando, il progetto scritto da Simone Gai e Ivan Periccioli con la regia di Federico Perticone è ripreso in via dei Fabbri. Davanti alle macchine da presa un gruppo d'attori tutti made in Toscana, tra loro Giacomo Bottari e Checco Bugiani, guidati da Sergio Forconi. È lui il Nando che dà il titolo alla serie e il nome all'osteria che fa da ambientazione a questa storia. Cercavano uno bello, gli hanno girato parecchio per trovare uno bello, no? E poi insomma gira l'hanno trovato. C'è un ritornare della comicità toscana, forse con un linguaggio diverso, magari 15-20 anni fa, insomma, però non si è mai persa questa vena. Io penso che questo linguaggio non era un pochino, era stato un pochino abbandonato, questo è vero, questo linguaggio, perché forse si era andato a cercare altri linguaggi, un linguaggio un pochino troppo forse, e non sempre alla gente, la gente apprezzava. Io spero che questo, abbiamo anche delle riprove negli spettacoli teatrali che facciamo, un linguaggio un pochino meno, insomma, piace. Tra i tavoli prenderanno vita scene tra il comico e il dissacrante, naturalmente in salsa toscana. Non mancano camei d'eccezione, come quello di Nichi Giustini, nei panni di un politico. Devoto a Nando, però Nando è devoto anche a me perché mi ha chiesto un sacco di favori, sabe? Per esempio, vede, quella porta lì non è a norma, gliel'ho data io, il bagno, che così non c'è il bagno per i disabili, gliel'ho fatto io proprio con le mie mani perché gli voglio bene. Io lavoro qui per questo, sono qui, mi chiamano apposta per... Questo è il metodo Stanislavski, entrando pienamente nel personaggio. No, io sono un politico, sono entrato in politica per fare questa scena qui. Sì, mi sono iscritto, ho fatto un partito. Viva Giustini, è una cosa tutta mia, personale. Non so se prenderò dei voti, però sicuramente... No, sto scherzando. Sì, sono venuto da Nando qua. Come si fa a non venire? Qua si mangia bene, ci sono belle ragazze, c'è tutto. C'è anche Simone Gai, che insomma... Non aiuta. Come gli altri due, anche due cialtroni che lavorano con lui. Anche il regista, Guarda lì, guarda la gente. Guarda, sposta un attimo. Guarda la gente, ragazzi. Guarda la gente... Con che gente, cioè uno come me che ha lavorato con i più grandi della storia, tra cui Carlo Conti e Papariello, sono finito qui con loro, pensa un po'. Nel cast della produzione, che sarà trasmessa nelle televisioni italiane del circuito Corallo, cui appartiene anche TVL, c'è anche Francesca Nerozzi, ballerina ed attrice, che sarà una giovane russa, protagonista di un equivoco che la proietterà tra i tavoli del ristorante di Nando. Sono molto felice di essere finalmente a Pistoia a fare qualcosa nella mia città, per la mia città, quindi spero che comunque vada in giro il più possibile e che la vedano più persone possibile. E poi finalmente un'altra bella cosa, interpreto una russa. C'è un aneddoto per cui io sono stata scambiata per anni per russa, straniera, e finalmente adesso faccio la parte di una russa e parlo anche tutta un po' così, quindi molto divertente. Jack, Danando 2, scena prima, quarta.